L'Europa da oggi sarà più vicina al territorio abruzzese. Inaugurati a Teramo, lo sportello è la sede del centro Europe Direct Abruzzo in piazza Garibaldi. Qui si svilupperanno progetti che, in aderenza alle politiche europee, porteranno al rilancio economico, sociale e occupazionale della regione. Presidente del COPE Abruzzo, Filippo Lucci. Il COPE intanto è il centro ufficiale della Commissione europea per Abruzzo per i prossimi 5 anni. Questo è il primo risultato del mio mandato, che pone al centro Teramo dell'Abruzzo e soprattutto con un collegamento diretto con la Commissione europea. Sappiamo cosa significa in questo momento strategico per il Paese. Il Consorzio è un ente che si occupa di progettazione europea e di cooperazione territoriale e quindi una grande capacità di scrivere i progetti e di realizzarli. E questo sappiamo con i nuovi investimenti, i nuovi fondi del PNRR e delle altre attività, in questo momento diventa strategico. Per inaugurare il COPE Abruzzo a Teramo, oltre alle autorità civili e religiose, sono intervenuti anche Antonio Parenti, capo rappresentanza della Commissione europea in Italia, e Diana Agosti, capo dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questo momento così difficile per l'Abruzzo, l'Europa cosa può fare per questa regione? Innanzitutto abbiamo ora una grande opportunità che è il PNRR, quindi questo dà la possibilità anche agli enti locali di poter partecipare e di poter utilizzare i fondi. È un progetto importante e assolutamente, diciamo, ci si aspetta molto anche a livello partecipativo da parte delle istituzioni e degli enti locali. E in questo momento è una carta vincente, diciamo, per queste realtà. Poi abbiamo un'altra grande sfida, che è la conferenza sul futuro dell'Europa, questa possibilità che tutti i cittadini hanno di poter partecipare attivamente esprimendo le proprie opinioni e le proprie idee su questa piattaforma che ha messo a disposizione la Commissione europea per tutti gli stati membri e dove chiunque può iscrivere e dire le proprie opinioni, e questo è un grande atto di democrazia partecipativa per la prima volta nella storia di tutti gli stati.